La storia non è probabilmente una delle materie più amate dagli studenti, ma sicuramente ci aiuta a conoscere meglio il nostro passato. E una delle storie che sicuramente vale la pena di raccontare è quella del vino. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e comincia il nostro viaggio alla scoperta della storia del vino partendo dalle sue origini. Comincio questa puntata facendovi una domanda, ma se doveste pensare alla data o al momento storico in cui comincia il rapporto tra uomo e vino, voi cosa rispondereste? Beh, alcuni di voi potrebbero rifarsi alla mitologia e pensare all'epoca romana o all'epoca greca, altri ancora potrebbero conoscere il fatto che anche gli egizi già utilizzavano il vino, così come i popoli mesopotamici. E quindi, è quella la data più o meno di nascita di questo rapporto? No, in realtà questo ha origini ancora più lontane, addirittura nella preistoria. Probabilmente uno dei primi o primissimi prodotti che l'uomo delle caverne ha consumato, seppur non consapevolmente. Difatti, parliamo di un periodo dove i nostri progenitori erano sostanzialmente dei raccoglitori e dei cacciatori e andavano ad raccogliere delle bacche, queste bacche nere, scure, che provenivano da una pianta che era la vite selvatica. Vite selvatica, comparsa sul nostro pianeta all'incirca intorno all'epoca del Quaternario, quindi parliamo di 2 milioni e mezzo di anni fa, che è sopravvissuta poi nel corso dell'epoca alle glaciazioni in una fascia che inizialmente era quella tra la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, quindi la zona del Caucaso, e alcune propaggini verso oriente fino all'inizio della Cina, questo per darvi un'idea geografica. Qui la vite sopravviva alle glaciazioni e poi ricomincia a ripopolare il pianeta, soprattutto nella fascia mediterranea, del bacino del Mediterraneo, ad esclusione del Nord Africa. La vite selvatica in realtà era una liana, era un rampicante che si appoggiava ad altri alberi per poter crescere e produceva queste bacche, questi piccoli frutti scuri che venivano appunto raccolti dall'uomo delle caverne. Abbiamo già evidenza che nel Paleolitico, quindi parliamo intorno ai 40.000 anni fa, ci fosse l'uso inconsapevole del vino. Perché dico inconsapevole? Perché in realtà l'uomo non lo produceva, ma beveva delle fermentazioni spontanee di frutta. All'epoca ricordiamo che sono probabilmente nati anche l'idromele e delle prime forme molto rudimentali di birra, cioè di prodotti fatti con fermentazione di frutta o cereali che restituivano queste bevande con un determinato grado alcolico. Sostanzialmente la scoperta derivava dall'aver lasciato della frutta in dei recipienti e vedere, una volta cominciato il processo fermentativo, che normalmente si andava a creare soprattutto quando i recipienti magari venivano lasciati al buio, lontano dal sole, cominciava questo processo fermentativo che rilasciava questa sostanza liquida, un po' dolciastra, un po', acida, ma soprattutto alcolica, che dava euforia e faceva sostanzialmente stare meglio. Dobbiamo pensare anche che all'epoca il mondo era abbastanza duro, non c'erano sicuramente tutte le comodità di oggi, ma questo ha fatto capire all'uomo che quella era una bevanda adatta a lui e ha cominciato quindi a utilizzarla e a berla. Quindi possiamo dire che la vinificazione comincia ben prima dell'addomesticamento dell'uva. L'addomesticamento dell'uva in realtà comincerà appunto dopo le glaciazioni, nel periodo mesopotamico. Parliamo intorno al 5000 a.C. Queste sono indicativamente le date che gli storici hanno calcolato in base a documenti e reperti appunto dell'epoca mesopotamica e indicativamente dovrebbe essere nata nella zona del Caucaso. Qui probabilmente è avvenuta anche per l'utilizzo della prima forma di vinificazione che è quella dell'anfora. Siamo nel periodo, abbiamo passato il periodo neolitico, quindi siamo già
alla fine del Neolitico e dove comincia l'utilizzo della ceramica, che ricordiamo è stato uno dei fondamenti che poi hanno portato l'uomo a diventare agricoltore e sedentario rispetto all'uomo nomade, cacciatore, raccoglitore della prima parte della sua esistenza, e questo ha prodotto anche appunto la possibilità di pensare di produrre il vino in maniera consapevole. Quindi l'uomo consapevolmente raccoglieva in questo caso i grappoli d'uva, li metteva nei recipienti, nelle otre, aspettava un tempo determinato e poi andava a, diciamo, raccogliere o a sversare la parte liquida che usciva da queste otri. Ovviamente sulla qualità dell'epoca non abbiamo nessun riferimento, abbiamo solo qualche ipotesi, qualche stima. Gli studiosi lo sono riusciti a capire dalla presenza di determinate sostanze, come ad esempio l'acido tartarico, che è un acido che si produce nella produzione del vino stesso, oppure dal fatto di aver trovato determinati materiali o residui all'interno, appunto, sui fondi di queste anfore. Sicuramente però dobbiamo pensare che all'epoca non venisse bevuto come oggi, ma mescolato ad altre sostanze per correggerne il sapore o renderlo più gradevole. Di fatto solo in quel periodo comincia anche l'addomesticamento della vite, quindi dalla vite, diciamo, a forma di liana che infestava un po' i vari boschi o foreste che c'erano all'epoca, si passa alla nostra Vitis vinifera silvestris, che è quella, diciamo, che è la nonna, la grande nonna, chiamiamola così, di buona parte dei vitigni che oggi poi noi coltiviamo per la produzione del vino. Anche qui siamo sempre indicativamente nella Mesopotamia, nella parte del Mesopotamia, Caucaso, quindi sempre in queste zone che a quanto pare erano particolarmente adatte all'epoca per la produzione del vino. Ecco, quindi qui comincia tutta la nostra storia, quindi già dall'uomo preistorico. È una cosa che potrà stupire molti, ma è quantomeno quello che gli storici ci indicano. Questa è solo la prima tappa del nostro lungo viaggio, che ci porterà a conoscere tutti i vari passaggi che ci hanno portato fino a oggi, quindi alla bottiglia di vetro che voi trovate al supermercato, in enoteca o sulle vostre tavole per bere. Quindi pensate quanto è stato lungo questo cammino per arrivare a quella bottiglia. Se uno ci pensa, sono veramente tanti e tanti anni della storia umana. Bene, io direi che come prima puntata ho terminato. Chiaramente vi invito a vedere questa puntata, ma anche le puntate successive, dove andremo appunto a parlare del rapporto dell'uva e del vino con le varie popolazioni che si sono succedute dopo appunto la parte preistorica. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici per far conoscere anche a loro la storia del vino, e ricordandovi sempre di bere con moderazione e di stare attenti quando vi mettete alla guida o fate attività pericolose, ma soprattutto che se avete meno di 18 anni non dovete berlo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata della Storia del Vino. Un ciao da Francesco e del Wine Channel.